Sono con Gianluca Porro, tecnico del Milano City. Una bella vittoria su un campo difficile, un Casale rognoso, ma nel primo tempo siete stati padroni del campo. Sul fraseggio siete riusciti anche ad attutire la ribalta del Casale nel secondo tempo con i cambi. Una buona vittoria sul piano del gioco, sì. Come la vedi tu? Sì, allora sono d'accordo con te. Quello che mi rammarica un pochino è che nel secondo tempo siamo andati più sul tipo di partita, magari con meno principi e meno giocate rispetto a quanto era stato nel primo tempo, e lì un pochino l'abbiamo sofferta, per quanto poi dopo in realtà quando siamo riusciti invece a rinnescare certi principi che nel primo tempo ci hanno portato ad avere il controllo della gara, forse la pecca è stata non aver finalizzato quanto arrivavamo a creare, perché abbiamo continuamente trovato uomini nelle linee, abbiamo variato le ampiezze con le linee di passaggio verticale, abbiamo giocato tanto di scarico e di entrata, però poi non siamo riusciti effettivamente a concretizzare tutto il tipo di gioco che abbiamo fatto nel primo tempo. Nel secondo tempo secondo me ci siamo un pochino più adattati alla piega che aveva preso la gara, loro avevano cambiato degli uomini che effettivamente avevano un attimino alzato l'asticella secondo me della loro prestazione, ma noi abbiamo fatto meno a livello di principi di gioco rispetto a quanto fatto nel primo tempo. Quando poi invece l'abbiamo fatto sono state le volte in cui siamo arrivati a ricreare ancora. Ecco, esatto, dopo 20 minuti magari nel secondo tempo sì. Siete tornati esatto. A uscire con più regolarità. Esattamente, secondo me abbiamo un pochino patito questi primi quarto d'ora, 20 minuti del secondo tempo, perché abbiamo peccato un pochino di più proprio sulla parte del fraseggio, dove è quella che stiamo cercando di impostare per darci un'identità. C'è tanto da lavorare, perché comunque ancora ci sono errori banali, ci sono errori tecnici che vanno a condizionare tanti fraseggi che invece potrebbero svilupparsi in una certa maniera, però credo che quanto a riconoscimento di principi di gioco e ad applicazione di principi di gioco il primo tempo sia stata forse una delle gare migliori dell'anno. Ecco, una squadra che sa proporre, sa incassare anche, magari non come piace a te sul piano del fraseggio, ma sa incassare anche una squadra ribalta, dove può arrivare questo Milano City? No, vabbè, noi il nostro percorso lo dobbiamo fare nell'ottica di far crescere i ragazzi e prepararli ad essere giocatori adulti, quindi la classifica sicuramente ci guardiamo, perché noi giochiamo per vincere le partite come certo. Tutti, ovviamente, però non è l'obiettivo prioritario che mi è stato dato dalla società, l'obiettivo prioritario è un altro, credo che però i due obiettivi possano esattamente collimare, quindi cercare un processo, un procedimento, un cammino di crescita dei ragazzi unito a un campionato che vedremo dove ci potrà portare. In questo momento siamo probabilmente anche oltre le aspettative. La cosa buona di oggi è che è la terza partita in cui non subiamo gol di fila consecutiva, e quindi diventa un dato importante, perché come bisogna crescere a livello di, appunto, io sono fissato con i principi di gioco, probabilmente anche troppo magari, però sono una componente che fa diventare un giocatore adulto, perché poi quando si diventa grandi quelli sono una parte fondamentale, però per diventare adulti bisogna anche saper coprire il campo, saper difendere, saper fare le due fasi, e quindi questo è un dato importante. Ecco, grazie mille. Adesso.